Oggi, in fede del capodanno cinese che è stato un paio di mesi fa, due mesi fa, io porto un bel cappello da 50 centesimi, ma non quello solito. A parte queste cose, diciamo che oggi parleremo di un tema molto importante per tantissimi di voi, ossia quello che è la timidezza. Io questo video lo indirizzerò per lo più ai maschi, ma vale anche per le femmine, quindi se ci sono femmine che stanno guardando, strano ma vero, sappiate che questo video può valere anche per voi se siete timide, quindi non è una roba solo per maschi. Tantissimi di voi mi avete chiesto di parlare della timidezza, ma prima di parlare di questo vi dico come ho ottenuto questa skin qua, perché ieri me l'avete chiesto nel video di ieri tantissimi. Questa skin qua l'ho ottenuta semplicemente entrando su Fortnite. Probabilmente l'hanno data solo a coloro che avevano la skin Reflex, diciamo con la scheda video, e non con non comprandola nello shop. A quanto pare è così che si può ottenere questa skin. Però io ho fatto un video che spiega come ottenere questa skin, diciamo in maniera esclusiva. Dai, vieni qua. Ok. Questo cappello è distrattivo e soprattutto non sentire nulla, perché non ho le cuffie, è distruttivo. Comunque, stavo dicendo che ho fatto un video che spiega come ottenere questa skin, quindi comunque alla fine di questo video lo troverete, diciamo, tra i consigliati, in modo che possiate vederlo, per ottenere questa skin qua. Comunque, la timidezza. Che cosa posso fare se sono timido? Partiamo da un discorso semplicissimo, ragazzi. La timidezza è una cosa che esiste solo dentro di voi. Cioè, la timidezza non è una cosa vera, è una cosa che voi sentite nella vostra testa. Infatti, se voi andate ad analizzare nel dizionario la definizione di fiducia in se stessi e la definizione appunto di quello che è il contrario della fiducia in se stessi, che adesso mi sfugge, vi renderete conto di come in realtà sono due cose completamente a livello mentale. Cioè, voi non siete timidi perché voi di fatto lo siete, ma voi siete timidi perché credete di esserlo, perché pensate di esserlo. Però la timidezza è un po' come essere scarsi su Fortnite. Si può risolvere. Come si può risolvere? E come si fa a diventare migliori su Fortnite? E questa è la domanda, perché sono due cose che vanno di pari passo. Più voi diventate migliori su Fortnite, meno voi diventate timidi. Perché? Perché in realtà basta allenarsi. E come si fa ad allenarsi? Come su Fortnite, se voi vedete che non sapete fare i 90s, vi impegnate per riuscire a farli. Così funziona con la timidezza. Se voi siete timidi, significa che non riuscite magari a parlare con una ragazza o cose di questo genere qua. L'unica cosa da fare è provarci. Cioè, parlare con le ragazze in modo da riuscire a risolvere quelli che sono i vostri problemi. E io la faccio tanto semplice, ma in realtà il primo step da seguire è quello dentro di voi. Cioè, voi dentro di voi dovete capire che la timidezza è solo un vostro impedimento mentale che voi stessi vi state imponendo. Voi non siete veramente timidi. Cioè, diciamo che essere timidi non è un dato di fatto. Non è tipo, lui è scuro di colore, di pelle, oppure lui è cinese perché ha gli occhi a mandorla, quindi probabilmente è cinese o coreano o quelle zone lì. O magari lei è una femmina perché, non lo so, insomma, per qualsiasi tratto che capisca che è una femmina, insomma. È una cosa che voi stessi vi autoconvincete. Io sono timido perché non riesco a parlare. Ma quando io sono nato non sapevo andare in bici. Io non sapevo andare in bici. Eppure adesso ci so andare. Com'è possibile sta roba? Scusate un attimo. Secondo lo stesso ragionamento di una persona che dice io sono timido perché non riesco a parlare con le femmine o con i maschi in generale, allora una persona dovrebbe dire siccome io non so andare in bici, vuol dire che per tutta la mia vita non potrò mai andare in bici perché non ne sono capace. Invece non è così. È una cosa mentale, è una cosa che si risolve da solo. Quindi, in pratica, come avete fatto ad imparare ad andare in bici o a giocare a Fortnite? Allenandovi, giocando. Come si fa a risolvere il problema della timidezza? Semplicemente allenandosi, parlando con le persone, parlando con persone a caso. Avete presente quando andate dal medico e c'è quel vecchio che deve sempre mettersi là a parlare con voi e vi dite ma che palle, ma cosa, cioè, perché questo qua parla? Poverino, voglio dire, ma lasciatelo parlare e soprattutto prendete spunto da lui, anche voi dovreste farlo. Sì, magari potete sembrare strani, magari a certe persone darà fastidio, ma ad alcune magari no. Magari alcune altre persone sono timide come voi e vedere che una persona fa con loro, diciamo, la prima mossa le farà molto piacere. Voi non lo potete sapere, ma finché voi non decidete di dire bene, è il momento che io risolva il mio problema, è il momento che io ammetta di avere un problema e mi alleni per risolverlo,
non riuscirete ad andare avanti, perché tantissimi di voi so che dicono ma tu è facile che dici così eccetera. Ragazzi, io vi ho già raccontato la storia delle mie medie. Io ero sfigatissimo, non parlavo con nessuno, ero un po' ignorato da tutta la classe. C'erano due gruppi e io ero un po' metà e metà. Cioè non ero né abbastanza centrino né abbastanza quell'altro gruppo. Quindi veramente, cioè, io ero un po' la via di mezzo e quindi non riuscivo mai a integrarmi in nessun gruppo. Ma così è sempre stato nella mia vita. Sono sempre stato a metà tra due gruppi, tra quelli troppo festaioli, tra quelli discotecari eccetera, e quelli un po' troppo nerd. Quindi non, cioè, io non mi sono mai integrato perfettamente in nessun gruppo. Per dire, boia, questo... Ma esiste ancora sta gente? Vasia 03, questo è sicuramente moldavo o russo da queste parti qua. Diamine, mi dispiace, amico mio. Non vi allenerete mai a risolvere la timidezza se state chiusi in casa a giocare tutto il tempo a Fortnite dicendo sono timido, quindi sarò destinato a esserlo tutta la vita e dovrò accontentarmi di una ragazza che magari non mi piace più di tanto, ma che si accontenta anche lei di me. No, non funziona così. Comunque, il discorso è che più vi allenate, più andate a parlare con le persone, anche con... cioè, anche... Allora, non per forza bisogna parlare con una persona del sesso opposto. Se siete timide, penso che lo siate anche con le femmine o anche con i maschi, in base a ciò, al sesso a cui appartenete. Quindi... provate a risolvere da prima la vostra timidezza nei confronti del vostro stesso sesso. Se siete timidi con i maschi, perché vi prendono in giro, eccetera, provate ad andare da altre persone che magari non vi prendono in giro. O se vi prendono in giro, cercate di capire perché. Se la motivazione è valida, allora magari cercate di risolverla. Se non è valida, fregatevene. Di solito fregarsene è la cosa migliore. E lì intanto ci sono due tipi che si sparano e si uccidono a vicenda. Mi piace l'RPG tutto rosso, è divertente. Addio. Raga, è la mia prima partita della giornata. Abbiate pazienza. Dov'è finito lui? Yes, yes, yes. Togliamoci sto cappello, da fastidiosissimo, raga. Credetemi quando vi dico che è un problema risolvibile, che il primo passo da fare dentro voi stessi è ammettere di essere timido e di conseguenza dire bene, cosa posso fare per migliorare? E la cosa migliore è andare a parlare con tutte le persone possibili e immaginabili. Parlare con le persone, siamo esseri socievoli, siamo fatti apposta per parlare. Quindi parlare con una persona non ci ucciderà, non ci condannerà a morte, né niente di tutte queste cose orribili. Quindi trovate una persona, iniziate a parlare con lei, trovate un'altra persona, iniziate a parlare con lei, parlate di qualsiasi cosa. Parlate, tanto per parlare, fate domande. Ogni persona ha i propri, ha fratelli, ha sorelle, ha esperienze di vita. Ascoltate, ascoltate le persone, parlate sempre di più. Più vi allenate, più parlate e più migliorerete. Più la vostra timidezza andrà a quel paese. E ve lo dice uno che addirittura a volte è troppo invadente, che si prende un po' troppe libertà. Perché sono così io, sono un po'... il contrario della timidezza, sono un po' uno che si prende troppe libertà con certe persone. Sono fatto così. Magari inizialmente ti studio un po', cerco di capire fino a che livello posso osare con te, e dopodiché, diciamo... oh shit. Distrutto. Quello che sto cercando di capire adesso è dov'è il nemico. Ora l'ho trovato, ma non ho la minima idea di dove possa... Ok, ora l'ho visto. L'unico modo per combattere la timidezza non è tipo bere una pozione magica come la slurp che vi ridà 75 di vita e o scudo. No, non funziona così risolvere la timidezza. La timidezza è una cosa che si risolve provandoci, è una cosa che si risolve giorno dopo giorno. Lotta dopo lotta, è una battaglia, è una battaglia come tale, dovete vincerla. Se vi arrendete non andrete mai da nessuna parte. Allora lì non sarete solo timidi, avrete altri problemi, vi sentirete sempre peggio, perché più va avanti, più vi sentirete timidi e più vi sentirete male con voi stessi. La timidezza è una cosa che dovete risolvere il prima possibile, non importa quanti anni abbiate, che classe fate o qualsiasi altra cosa del genere. Voi cercate di risolvere questo problema parlando con chiunque. Come fanno i vecchi quando andate nelle cose là dal medico e i vecchi vogliono parlare con voi. Dovete fare la stessa identica cosa.